Va bene, ho capito. Sta mangiando. Mi dispiace, no, stavo... No, sono contento. È qui da pochi giorni e non si lascia avvicinare da nessuno. Qual è il tuo segreto? Beh, forse a lui piace la mia personalità. Sono dei veri idioti. Guarda come pendono dalle sue labbra. Beh, magari puoi aiutarmi. Ecco, comunque allora, mi piacerebbe che qualcuno avesse una cotta per me in quel modo. Idiota o no? Non ti preoccupare, un giorno qualcuno ti troverà a Trente. Spunterà fuori dal nulla quando meno te l'aspetti. Un po' come i brufoli. O i segni del sudore sotto le ascelle. Cleo, posso parlarti un secondo? Cleo non sprecherà il suo fiato per parlare con te. Beh, lo fa con te tutti i giorni. D'accordo, Zane. Parliamo pure. Posso offrirti un succo di erba di grano? No, grazie. Allora, come va il lavoro? Inizia a spaventarmi, Zane. Che cosa vuoi? Niente. Beh, la biblioteca del parco marino ha materiale su ogni essere acquatico, vero? Immagino di sì. E puoi farmi accedere? Forse. Ma per quale motivo dovrei aiutarti? Mi dispiace molto che... alcune creature marine si estinguano prima ancora di essere scoperte. Voglio fare delle ricerche che potrebbero aiutare a salvarle. Però... mi sorprendi, Zane. Vedrò cosa posso fare. Ciao, com'è andata la giornata? Male, ho fatto un compito in classe a sorpresa. Rispondo io. Pronto? Ciao, non mi aspettavo la tua telefonata. No, mi fa piacere. Credi che ne sia valsa la pena? Sì, mi sono divertita molto. Senti, non riesco proprio a farlo mangiare. Domani ti va di darmi una mano? Certo, mi piacerebbe, a domani allora. Sorella un fidanzatino. Ma è così sgraziata. Perché non vuole mangiare né dormire? Non lo so, è come se fosse depresso. A me non sembra affatto depresso. Non lo è quando ci sei tu. Puoi provare a dargli da mangiare? Sì. Ecco qua.
problema risolto. Beh, non riesco a capire, ma quello che fai funziona. Questo vuol dire che mi darai dei turni in più? Dov'è Cleo? Non è qui. Probabilmente sarà con il suo fidanzato. Cleo non ha un fidanzato, mocciosa. Questo lo pensate voi? Kim, non importa se non sai dov'è Cleo, ma le brave ragazze non si inventano le storie. Stava al telefono con lui ieri. Ciao, mi vado a cambiare. Dove sei stata? Al lavoro. Prima di scuola. Le brave ragazze non si inventano le storie. Ho preso di più da non crederci. È incredibile. Di più. Quasi meglio di Emma. Beh, quasi. Comunque, complimenti, Cleo. Grazie, Lewis. Non mi ha nemmeno vista farle. Cosa state guardando? Il fidanzato di Cleo. Adesso è una cosa ufficiale. Oh, non sono carini insieme. No, per niente. Cleo, grazie per avermi dato l'accesso alla biblioteca. Te ne sono grato. Figurati, hai già salvato qualche animale? Cosa? Oh, già, ancora niente. Devo andare ora, ciao. Penso che tu debba andare a disinfettarti dopo aver parlato con Zane. Non è così male. Altri biscotti, Lewis? Credo che Lewis ne abbia già avuti abbastanza. Bene, allora, cosa sai su Genghis Khan? È una specie di band heavy metal? No. Senti, la storia non è il mio forte. Perché non facciamo letteratura? Sì, va bene. Vado a prendere gli appunti. Il maschio di ogni specie è una creatura predatrice, Lewis. Se vuole i biscotti, se li prenda pure. So a che cosa stai pensando. Non farlo. Aspettate, rispondo io. Pronto? Accetto il fatto che Cleo possa avere un ragazzo, ma in un futuro molto lontano. Un ragazzo? Non se ne parla. Mi piacerebbe. Certo. Sì. Sarò lì appena possibile. D'accordo. Ciao. Lewis, ascolta, ti dispiace se ci vediamo un'altra volta? Devo andare in un altro posto. Ciao. Beh, aspetta, forse dovremmo parlarne. Io concordo, pensi davvero che sia una buona... Prendi un biscotto, Lewis. E questa è l'ultima bolletta? Sì. Perfetto. Per caso c'è anche quella del cellulare di Cleo? No, quello è privato. Non voglio andare oltre il limite, Lewis. Rispetto la sua decisione. Ciao. Ciao, ragazze. Signori Sertori, che succede? Sto controllando il tabulato delle chiamate dei Sertori per scoprire chi è il misterioso fidanzato di Cleo. Quindi ha un fidanzato? Oh, sì. Non puoi guardare l'elenco delle telefonate degli altri. Esiste una legge sulla privacy. Mi hanno spinto loro. Oltretutto il loro telefono. Oh, eccolo! Ci sono numerose chiamate verso questo numero. Ora basta comporlo per scoprire l'identità. Pronto? Sono Zane. Chi è? Pronto? Sono Zane. Pronto? Riuscirà mai Ronnie a fare quei giochi di agilità? Ne dubito. Non mangia abbastanza. Sta diventando sempre più debole. È troppo stanco. Non può assolutamente fare quelle cose.
Potrei passare a dargli da mangiare più spesso. Potrebbe aiutarlo. Sai, di solito i delfini salvati in mare aperto si abituano presto ad essere nutriti da noi. Per Ronnie non è così. Non riesce ad adattarsi. Poverino. Già, mi preoccupa. Non è stato addestrato per farlo. Non so cosa gli sia preso. È davvero curioso. Hai un effetto strano su quel delfino. È come... come se avesse preso una cotta per te. Compiti da fare? Sì. Conosci le regole. Niente compiti, niente televisione. Anche Cleo ha i compiti da fare. Non dovrebbe stare qui a farli invece di andare in giro con il suo fidanzato. Compiti adesso. Harrison, sono Bev. Bev Sertori, la mamma di Cleo. Sì, beh, devo dirle una cosa importante. Come ben saprà, Cleo e Zane stanno passando molto tempo insieme in questo periodo. Sì. Esatto. A dire il vero, sono un po' preoccupata. Altre ricerche? Sì, fantastico. Sai, io sottovalutavo l'intelligenza delle creature marine. Sì, infatti. Secondo me alcuni mammiferi marini sono fin troppo intelligenti. Di certo, quella cosa che mi ha salvato deve esserlo molto. Cosa? Di nuovo con quella storia dello stupido mostro marino, Jane. Non è stupido. Io ti ho fatto accedere alla biblioteca soltanto perché pensavo che volessi salvare delle creature marine sconosciute, in pericolo. Questa creatura è sconosciuta. Insomma, non capisci. Sei così ermetico, Jane. Lo dici come fosse una cosa negativa. Ehi, considerando ciò che hai appena imparato sui pesci, che cosa sai dei delfini? Che non sono dei pesci, sono dei mammiferi. Ah, già. Per caso, sai se loro possono innamorarsi? Innamorarsi? Non esattamente, però hanno un innato istinto protettivo. Che vuol dire? Tra di loro hanno rapporti sociali e gerarchici abbastanza complessi. Si preoccupano della famiglia, procacciano il cibo l'uno per l'altro, nutrono dei forti legami. Tieni, leggitelo. A me non interessa più. Zane, guarda qua! Il parco marino ha salvato un delfino gravido! Che forza! Non hai proprio niente da fare? Io non vado a caccia di mostri marini. Immagino sia vero. Ma non può essere! Starà delirando o magari è malata, molto malata. Coraggio, andiamo via da qui prima che ci veda. Dille di venire all'isola Mako. Dove sei stato? E da quando ti interessa? Oh, mi interessa e come? Non voglio che getti via il tuo futuro andando in giro con chi sei tu. Cosa? Ma di che parli? Sto facendo delle ricerche. È così che lo chiamate oggi? Voglio essere più esplicito, Zane. Concentrati di meno sulle ragazze e più sullo studio. Intesi? Cleo, sappiamo di te, Zane. Mi state forse spiando? No! Beh, sì, abbiamo dovuto farlo. Come hai potuto nasconderci un segreto come questo? Non è un segreto. Perché dovrebbe essere un segreto? Allora perché non ce l'hai detto? Non è così importante. Tanto non troverà mai niente sui mostri marini. Cosa? Non avevo capito che stessi ancora cercando di rintracciare quella creatura che gli ha salvato la vita. Altrimenti non gli avrei lasciato fare delle ricerche lì. Cosa? Cosa? Saranno i più seguiti, saranno
spiagge del porto di Sicilia. Ok, Cleo. Finora sono stato paziente, ma adesso basta. Sappiamoli, Zane Bennett. Anche voi. Dove sei stata tutto questo tempo? Sono stata in giro. Sono stanco di questi segreti, Cleo. Se non ci dici esattamente dove sei andata e esattamente che cosa hai fatto, non uscirai più di casa. È garantito. Ma che stai dicendo? È una cosa ridicola, papà. Basta così. In punizione. Pronto? Ah, ciao. Sì, ascolta, so che mi vuoi lì e vorrei tanto venirci, però io... Ronnie ha la temperatura alta. Potrebbe essere un'infezione. Non sono sicuro che abbia la forza di affrontarla. Va bene. Visto che è così importante, ti raggiungo appena possibile. Non sei in punizione? Perché non ti fai i fatti tuoi? Papà, Cleo sta uscendo! Che cosa succede? Sto solo andando al parco marino per dare da mangiare a un delfino malato. Pensi che io sia scemo? Cosa? Per favore, Cleo, basta! Mentire è ancora peggio del nasconderci le cose. Ti proibisco di lasciare questa casa. Salve, c'è Cleo qui? Non può vedere nessuno finché la storia con Zane non finirà. È un'ottima idea, la terrò d'occhio io per lei. Questo vale anche per te, Lewis. Con Zane d'accordo, ma io che c'entro? Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Insomma, voglio dire, perché i ragazzi ricchi pensano di poter fare tutto quello che vogliono? Non si preoccupi, signor Sertori, io fermerò tutto questo. Zane Bennett affonderà. Scusa per il ritardo. Sarò da te come possibile. No, niente può tenermi lontano. Poteva tenerla lontana. Si sposerà. Cleo è fuggita per sposarsi. Non riesco a contattare Zane. Non posso crederci. Dovremmo chiamare la polizia? No, non penso sia necessario. Però mi piace come ragiona. Vieni, Kim, andiamo. Con Zane. Vogliono sposarsi. Ci ha detto che si trattava di ricerche. Lei a me ha detto che era pazza di lui. Perché avrebbe dovuto mentirci? Calmiamoci. Risolveremo la questione. Dove potrebbero essere? Forse al parco marino. Allora andremo lì. Eccolo. È lì. Nel borsone avrà il vestito da sposo. Nonostante tu gli dia da mangiare, perde peso. Questa storia non mi piace. Zane, hai letto qualcosa sui delfini a digiuno? Cosa? I delfini che fanno la dieta? Come no? Guarda cosa sta facendo adesso. Ma quello laggiù non è il delfino gravido che avete salvato l'altro giorno? Sì, si chiama Jemima. Aspetta un attimo. Cos'è che dicevi l'altro giorno sull'istinto protettivo dei delfini? Eccolo qua. Durante il periodo di gestazione il legame fra i cetacei è al massimo.
può portare a una consapevolezza sensoriale e a un comportamento iperprotettivo. C'è qualcuno in grado di capire queste fesserie? Eh sì, l'ho scritta io, ragazzino. Osservate. Ronnie! Furbacchione. Ecco cosa faceva. Dava il suo cibo a Jemima. Vuole soltanto una fidanzata. Sono carini insieme. Non fare l'indifferente, Zane. È una forza. Ammettilo. Io lo sapevo! Fermate il matrimonio! Cosa? Sono ancora bambini! È incredibile. Non riesco a credere che mio figlio sia così sciocco. Come fai a sposarli? È evidente che sono minorenni. Scusate, ma voi chi siete? Siamo i loro genitori. E io sono un addestratore Cleo, di delfini. Cleo, cosa sta succedendo qui? Stavamo aiutando un delfino malato, come vi avevo detto. Perché? Cosa pensavate che stessimo facendo? Non riesco a credere che pensavate che Cleo e io... Cleo e io! È stato un piacere rivederla. Anche per me. Aspettate, e tutte quelle chiamate verso il telefono di Zane? Sono stato io. Cosa? Ero in contatto col dottor Bennett perché vorrei togliermi il bozzo che ho sul naso. Ma non c'è nessun bozzo. Il tuo naso mi piace così. Anche a me. Niente chirurgia. Eccomi, finalmente. Lewis? No, Cleo, no. È una questione di onore e di integrità. Tu e io, Zane, fuori, adesso! Che c'è?